Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale. Oggi faremo una nuova reaction al Mike Tyson per continuare gli ottavi di finale del Mike Tyson 2017. Questa volta abbiamo BLNK contro Dusted. Adesso ditemi se è pronunciato come in inglese o se è Dusted, perché qui sbaglio sempre. Scrivono i nomi in inglese e poi si pronunciano alla italiana, li italianizziamo parecchio, quindi fatemi sapere che ogni volta sbaglio la pronuncia. Comunque, senza troppo parlare, dai, andiamo a vederci questi ottavi di finale, vediamo chi ha spaccato di più. DJ MS, ci sei? Siamo un po'. 3, 2, 1, voi! Stai già passando sotto il tavolo. M'hai dato il micro l'altro perché hai sbagliato anche il cavo, no? Fai ridere come una puntata con Aldo, Giovanni e Giacomo. Quando arrivo le rime vagano. Di nuovo ti spiego perché sono più bravo noi altri che se la cavano. Io rappo con troppa classe. Non perdo contro Dusted. Non le prendo da ste due comparse. Mamma non porto mia. Farse. Quando arrivo lo vedi che ti porto il porto d'armi nelle calze. Sai come funziona? La tua tipa non si chiama Sonia. Se la Sonia c'è i condoni da calzini a Calcedonia. Stile che ti do, tu già soffri di insonnia. Di nuovo vedi che il tasto reset. Praticamente io ti ricordo BLNK. Ricordi l'ultima Iano dei name? Quante cazzone hai prese? BLNK vedi rime le tese. Tutti che l'hanno visto, infatti le facce sospese. Il fatto che mi fai una sega se cambi non è la Iano dei name, questa è la Lega dei Grandi. Mi sa che hai perso già in partenza. BLNK vedi rap o spia scienza. Sai com'è che in ogni caso questa rap porta intermittenza. I suoi amici si fanno le sega vicenda Vicenza. Mamma mia, ma come rispondi a un minuto simile? Come rispondi a un minuto simile? Puoi rispondere a un minuto simile? Non lo so. Mamma mia. Il mostro ha aperto le fauci, Nitro. Direi di sì, Il prossimo è Dusted. Ci sei, bro? Ah, ok, questo l'ho pronunciato 3, bene, 2, quindi... 1, vai! Io non mi faccio i cazzi altrui, ma contro di me per te son tempi bui. Porto lo stilo, ho fatto un disco con Dreamerino e vengo a spaccare anche per lui. Ottimo così, ma mega Dusted, riconosci che butto giù questi santi. Tu me ne hai date tante, non ne prendi, ma da ste parte le prendi da tutti quanti. Ottimo così e ti suona strano, alla fin fine non meriti manco un applauso. Non servo io per dartele, ne potrei pescare uno nel pubblico a caso. Suona troppo strano, dovresti contare il tempo pure senza Casio. È un'opinione, roba che spacca. Fascisti col Casio, come ha detto Lazza. Ottimo così e frate muori, giusto perché a volte seguo anche le Instagram stories. Ed è ottimo così, abbi fede, muore, te che mi batti tutte storie. Bella broda, sicura me lo succa come prostituta dall'Estonia. Ed è ottimo così, compare, vai fuori dalla battle in un lettone matrimoniale. Stop. 3, 2, 1, vai! Sì, Big D è top slow. Ho la maglia dei Gang Green perché gridi oh no. Se dici Mike Tyson non penso ad Holyfield, penso solo a Sean Price, Holy Shield. Quando rappo bro tutti incanti, da set ha perso, siete d'accordo tutti quanti? Quando È incredibile. E poi ti tira dentro con il freestyle. È quella la cosa pazzesca. Non solo che spacca con le rime. L'ho già notato in parecchie reaction che ho fatto su sue. Che riesce sempre, come si dice, riesce sempre a prendere la situazione, tipo che sta dominando, e riesce a interagire con tutti quanti, come adesso, che chiede al pubblico, avete visto? Lui ha perso, siete d'accordo? È una cosa che non è facile, non è facile assolutamente, devi essere proprio un personaggio che riesce a interagire con il pubblico, devi essere tipo come fanno i comedianti, come facevano tipo quelli che erano a Zeli, così devi saper interagire col pubblico, non solo freestyle uno contro uno come fanno tanti, e penso anche per questo che molti di voi pensate che lui sia migliore, non solo per gli incastri, le rime, il flow e tutto quanto, ma anche per questo, a me piace parecchio questa cosa. Primo video stili brutti, volevi brindare ma non ci arrivi.
è un'opinione. Non ti ha risposto nessuno e ti chiarisce la tua situazione. Ottimo compare, roba troppo metrica. Direi che dopo questa puoi anche tornare a Genova. Yo, Billy, che vedi in questo posto? Il fatto che l'urlo quando ho detto che hai perso è stato corrisposto. Tutto a posto, voi state cauti. L'unica volta in cui tu ti sei esposto è quando hai fatto outing. Corrisposto, ho una sentenza. Non mi batti alla fin fine una scemenza. Riconosci che ti smonto, non è corrisposto. Ti mando a casa in un pacco per corrispondenza. Corrispondenza, non ti rispondi senza. Sai com'è che funziona e che cazzo può costare. Lo vedi com'è che funziona e lo attacco alle foto del cazzo perché ha preso un pacco postale. Un pacco postale, ottimo così ma resto zitto. E alla fin fine vado a Zion. Tu nel pacco postale non ci metti dildo. Tu i dildo te li fai portare con il camion. Yeah, Bielenka è silenzio in aula. Quando rappo a Gatte Paua vedi che è calda come una sauna. Freddo apparente, sei preso male come un cavallo che ha mangiato un parente dentro una fetta di presaula. Beh, fra soliti, parli di I got the power perché sei Jim Carrey. E infatti spaccheresti nella stand-up comedy. I nomi del cazzo sempre i soliti. Spaccherebbe sì nella stand-up comedy, quello che ho detto prima, riesce a coinvolgere tutto il pubblico. Questo è un animale da palco, proprio BLNK. Soliti, soliti, muoviti, alla fine vedi è una norma muovermi come i nomadi. Sai com'è che funziona, in ogni caso ci spostiamo, siamo eroi nomadi. Voi vi bucate, siete eroi nomadi. Hai ragione ma sicuro, parli dei nomadi perché te ne dovresti ad andare a fare in culo. Ed è ottimo così, è bella, c'è dalla bio. In questa battle te è rimasto solo Dio. Solo Dio, sono io. Quando arrivo vedi come scendo, lascia stare. Livello monumentale. Il ciel non ti prende perché non c'è campo. In un campo rom ti prendono il cellulare. Vabbè. Aspetta, torna indietro. Quest'ultima barra è stata fuori dal mondo, dai. È stata fuori dal mondo. Vedi come scendo, lascia stare. Livello monumentale. Il ciel non ti prende perché non c'è campo. Ti prendono il cellulare. Il cell non ti prende in un... No, vabbè. In un campo rom ti prendono il cellulare. Mamma mia. Non c'è campo, in un campo rom ti prendono il cellulare. Vabbè, aveva già vinto col minuto. Vabbè, anche adesso non lo conosco Dustin, però dopo che uno ti fa un minuto simile è tosta rispondere. Se non parti subito a bomba con una rima o due che spaccano, non ce la fai a riprenderlo, eh. Poi nel quattro quarti l'ha distrutto totalmente. Vabbè, questi sono gli ottavi, eh. Non lo conosco sto Dustin, fatemi sapere nei commenti se spacca oppure se BLNK è troppo superiore. Mamma mia, ragazzi, BLNK è qualcosa di pazzesco, eh. Comunque ragazzi, abbiamo finito anche questa reaction, spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti quale altre reaction reagire per il futuro, assolutamente, perché adesso voglio andare in ordine più cronologico. Abbiamo già iniziato questo Mike Tyson, manca ancora qualche ottavo di finale, poi andiamo ai quarti, semifinale, finale, facciamo tutto, cerchiamo di fare un ordine più sensato, diciamo, dai, così almeno mentre guardate cercherò di farne almeno due al giorno, anche tre se riesco, forse pure meglio, dai, così riusciamo a farne di più. Comunque ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, mettere un like al video, attivare la campanella assolutamente, così vedrete quando metterò questi video in premiere, lo potete vedere, chattare con me il più delle volte. E niente, potete seguire anche il mio Instagram se avete altre richieste, se volete magari, che ne so, non lo so, parlare di qualunque cosa, potete aggiungermi su Instagram, posto video anche lì, quindi... Niente, adesso non voglio più dilungarmi, ci vediamo alla prossima reaction. Bella!